Ben ritrovati a Yoga Dintorni, sono qua con Erika oggi e parleremo di trattamenti ayurvedici e li faremo anche vedere. Oggi Erika ci fa vedere un trattamento al piede e alla gamba e niente, ci parla un attimino di che cos'è questo trattamento, poco, tanto per Certo, spiegarci. volentieri. Oggi abbiamo con noi Maria, che è sempre stata, penso con grandissimo sacrificio, a farci da cavia. E faremo un pochino di riflessologia plantare che rilassa sempre, quindi andremo a trattare tutti gli organi riflessi che troviamo sul piede, magari in particolar modo anche la colonna vertebrale, i muscoli paravertebrali, perché Maria fa una professione che stanca molto questa parte, così andiamo un attimino a sollevare il peso delle giornate dal piede. Vi faremo vedere anche dove è situato l'intestino, magari sul piede. Lo scopo di mostrarvi queste zone, quindi magari la testa, la colonna vertebrale, l'intestino, lo stomaco, la tiroide, e magari a casa se avete dei dolori potete tranquillamente massaggiarvi e trattarvi il piede, perché questo tutti lo possono fare, Certo, diversamente rispetto a massaggiare la la schiena lo schiena si può o... fare con una Sì. pallina, lo si può fare con le mani perché anche c'è chi non riesce a prendersi il Sì, piede, esatto. per cui possiamo Una usare anche una pallina pallina. o un bastoncino anche su cui si può far roteare Roteare sotto sotto. il piede. E quindi benvenuti a tutti e buona visione, insomma. Ecco, volevamo dire anche che il piede a livello ayurvedico, ma anche a livello yogico, interessa la parte del radicamento della terra. È la prima cosa che noi appoggiamo quando ci alziamo la mattina ed è l'ultima che portiamo su quando andiamo a dormire. Adesso Erika ci fa vedere questo bel trattamento al piede. Sì, poi magari mentre facciamo il massaggio di riflessologia e dove uniamo sia l'Ayurveda che la riflessologia classica, vi spieghiamo un attimino anche i Certo. punti marma. E, il piede, come dicevi anche tu, è anche la parte ovviamente di radicamento, ma anche la parte che ci dà la direzione, quindi l'intenzione e la direzione nell'azione. È molto bello anche, ci sono L'azione la nella vita, parte di certo. radicamento nel tallone, la direzione e la parte emozionale, quindi sì, Benissimo. è veramente, il piede è un libro, perché è una delle parti più innervate del corpo, è Certo. anche per questo che si riceve molto trattando il piede, perché Sì. c'è tutto qua, ecco, è tutto Come racchiuso nella nel macchina piede. sono anche i nostri ammortizzatori, Sì, quindi tutto, per cui esatto. effettivamente Ecco. andiamo a vederlo. Va bene, allora iniziamo. Certo, iniziamo. Adesso Erika ha preparato un olio apposta, perché non è un olio qualsiasi, vero Erika? Questo qui è un olio di vinaccioli, perché è molto nutriente, va molto bene per la tipologia di doscia di Maria. E quindi è un olio riscaldante, nutriente, che va a penetrare in profondità e mi permette di lavorare molto bene con il piede perché rimane abbastanza in superficie. Adesso voi non vedete dove vado a prenderlo, diciamo è appoggiato su una candela in modo che lo Resti possiamo caldo. scaldare. Ecco. Questa è proprio la prima manovra che si fa per scaricare le tensioni. Dal Dal piede si piede. prendono le dita, si Sì. stirano. Sì. Ok, vengono stirate bene una per una. Sono proprio tutti movimenti articolari, perché di solito le dita le muoviamo poco. Poi con le scarpe che siamo Sì. abituati a volte a portare, effettivamente il piede resta anche un pochino chiuso. Facciamo fare un pochino di ginnastica alle dita, anche in questo modo, e c'è una piccola trazione. Ogni dito è collegato a qualcosa, Erika, in Ayurveda? Allora, in Ayurveda no, è collegato magari rispetto alla medicina, alla riflessologia plantare. Diciamo che a livello più generale, nelle dita si trova la parte alta del Del corpo. corpo. Quindi, per esempio, con questo movimento è come se io stessi facendo un massaggio sulla parte superiore della Della testa. testa. Così. E in questa zona, per esempio, si trova la lingua, si trovano i denti, qui
Quindi le orecchie e gli occhi, quindi anche facendo questo tipo di massaggio vado a massaggiare tutta la testa. Sì, tutta la testa e gli organi. Spesso quando magari abbiamo anche gli occhi affaticati o un pochino di anche le orecchie tappate, le orecchie chiuse, che se c'è un pochino di muco. Massaggiare le dita aiuta. Esatto, va molto bene. Poi sempre rimanendo nella parte alta, quindi nella testa, in questo punto centrale dove c'è proprio l'impronta, nel centro dell'impronta c'è l'ipofisi, quindi andiamo a stimolare bene tutta la testa. Sì. Diciamo che soprattutto la si trova nel pollice, però la lavoriamo comunque su tutte le dita. E invece qui dove finisce la rima dell'unghia, appena appena sotto c'è l'epifisi. Perfetto. Su questa parte che sto lavorando adesso stiamo lavorando le prime cervicali. E qua c'è la tiroide. Quindi questa la lavoriamo in tutte le direzioni. L'ossicino, diciamo, che chiamano la nocetta, è più la parte della tiroide. Sì, è proprio quella. Sì. Va così, la lavoriamo. La tiroide è molto soggetta allo stress, subisce molto lo stress, subisce molto gli sbalzi di temperatura, per cui ricordiamoci di ricordarci di rilassarci ogni tanto, di non farci prendere troppo. Anche perché effettivamente a livello simbolico è il quinto chakra, esatto. Per cui essendo Vishu del purissimo, a volte bisogna proprio ripurificare anche la nostra tiroide dallo stress. Qua sotto. Qua andiamo a lavorare tutta la parte del trapezio, che è appena vicino all'attaccatura delle dita. Delle dita e dove c'è il cuscinetto. Il cuscinetto ci indica molto anche un pochino come agiamo noi, interagiamo con gli altri, perché è una protezione, quindi quando Maria ha un buon cuscinetto, ma non troppo pronunciato, quando è molto pronunciato è come invece se è proprio ci una protezione verso il mondo esterno. Sì, per cui il cuscinetto, essendo il trapezio, è anche la parte davanti, per cui le emozioni, il fatto che ti tengo distante, no? Ci sono tanti ragazzi che sviluppano molto questa parte, sì, no? A livello simbolico penso che gli voglia dire tanto. Sì. Statemi lontano. Statemi lontano. Lo lavoriamo a bruco, la manovra si chiama bruco. Viene fatto lentamente, sì, lentamente. Pezzettino per pezzettino. Pezzettino per pezzo, senza saltare nulla. Andiamo a lavorarlo tutto bene. In Ayurveda qui andiamo a stimolare i bronchi, che è proprio tra il secondo e il terzo dito, metà cuscinetto. Per cui lavoriamo anche la parte respiratoria. Sì, sì, sì. E poi vai a scaricare. Vado a scaricare, a rilassare il piede. Questa è proprio una manovra di preparazione. A fare il resto del bruco. Il resto del bruco. Sempre in Ayurveda, nel centro del piede e nel centro della mano c'è un punto marma che si chiama Talaridharya ed è corrisponde al nostro cuore. Quindi questa è un po' la messa a terra, quindi il cuore cosa sente? Certo. Nella mano vi fa pensare a come una persona vi può dare una mano. Certo. Quando si stringe la mano a qualcuno, se la mano è proprio piena, è un cuore a cuore. Se invece è molto sfuggente, vuol dire che non ci si mette, non ci si questa mette parte, da questa insomma. Parte, difatti. Abbiamo parlato prima che vi facevamo vedere l'intestino, da questa parte c'è l'intestino ascendente. Per cui sulla nostra destra. Sulla nostra destra. E si segue proprio il corso dell'intestino, che fa una piccola curva, una piccola C, così. Ascendente, per cui questa parte. Bravissima, sì. La parte che sale dall'appendice. E poi c'è un pezzo di colon traverso. Perfetto. Che è proprio la parte. E qui stiamo lavorando, se vogliamo, tutta la parte intestinale di pulizia del corpo. Sì, 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 dalle tossine, si accompagnano, diciamo, certo. Si fa seguire il loro corso, si agevola. Si agevola, per cui questo trattamento lo può fare anche chi è in gravidanza, chi ha letto, chi ha problematiche. Sì, tranquillamente. Questa è tutta la parte dello stomaco. Per cui lì lavoriamo più sulla digestione. Sì. Sempre a bruco,
stomaco e pancreas e tutta la parte, massaggiamo praticamente ancora di nuovo tutto l'intestino. Per cui qui lavoriamo sulla parte invece del fuoco, mentre prima l'intestino ci lavoravamo la parte che usciva, detossinava, sì. Facendo in questo modo invece stiamo lavorando tutta la parte digestiva. Digestiva, esatto. Bravissima. Di assimilazione, per cui il fuoco digestivo. Sul tallone invece troviamo in Ayurveda, nel centro del tallone, mm-hmm. genitali, e invece qua massaggiando facciamo tutta la parte dei glutei, che è molto rilassante anche questa. Certo. Volendo dividere il piede, allora Erika, posso dire che la parte alta è più soggetta a kapha, sì. La parte centrale è più soggetta a pitta, e la parte invece del tallone più soggetta a vata. Sì, bravissimo. Per cui anche quando trovo, non so, dei taglietti sul tallone, troppo secco il piede, può essere che ci sia una situazione di vata che mi sta un attimo parlando. Sì. Stessa cosa se lo vedo anche nel, esatto, resto del piede. Una, sì. Per cui il piede è proprio una mappa. È una mappa che parla di quello. Allora, si può anche fare una distinzione, la parte sinistra dalla parte destra. Mm-hmm. La parte sinistra è la parte un pochino che riguarda le nostre emozioni, mm-hmm. e anche il passato. Mm. Mentre invece la parte destra riguarda, quindi sinistra femminile anche, la parte destra invece è più la parte maschile, la parte pratica, mm-hmm. del lavoro, mm-hmm. e le cose molto recenti. Mm-hmm. Quindi se troviamo magari qualcosa, certo. sulla parte sinistra è legata. Praticamente come nello yoga, sole, luna, esatto. La parte più lunare, la parte, sì. più solare. Questo è il canale dell'uretere. Per cui c'è anche, sì. la parte del... Esatto, e con questa manovra dove si schiaccia un po' il piede, c'è, mm-hmm. il rene, è appena sopra, poi è una, okay. manovra un po' più particolare. A volte dolorosa, sì, me la ricordo bene. È abbastanza dolorosa, sì. se è fatta giusta oggi la facciamo di leggera. Infatti la facciamo leggera. E rene sul rene. Il che è più la parte della paura. Della paura, parla della nostra energia anche. Sì, energia ancestrale. Ancestrale, quella con cui proprio nasciamo, che ci portiamo, mm-mm. fin dalla nascita, e che bisogna preservare perché non, una volta svuotata, cioè quando si svuota, sì. non si può più riempire. Riempire. No? Ma anche il colore del piede vuole dire, certo, qualcosa, vuol dire Erika? Molto, la circolazione sicuramente, mm-hmm. come circola il sangue. Non so se c'è più fuoco, se c'è più anche la temperatura del piede, per certo. esempio. Sì, perché dicevamo appunto che vate è più freddo, caffè è più pitta è più pitta caldo. Pitta più caldo, mentre invece c'è un caldo umido che in è caffa. Quindi se un piede sudato ci parla. Ecco, noi qua adesso stiamo lavorando proprio tutta la colonna vertebrale. Bellissimo. Nel retro, dove ci sono? La nostra... Sta dormendo ormai. Sì. Ci sono delle leggi, mm-hmm. poche, mm-hmm. in riflessologia, però molto, molto esatte, molto chiare. Certo. C'è la legge delle corrispondenze. Io adesso sto facendo la parte superiore, sto massaggiando la parte ossea del piede, mm-hmm. che corrisponde alla colonna vertebrale. Okay. E a osso corrisponde osso. A parte muscolare, quindi appena appena sotto. Più sotto. Andiamo a lavorare sulla muscolatura. Quindi per cui quando tu lavori questa zona, sì. lavori la colonna vertebra per vertebra, sì. mentre invece quando lavori sotto nella parte lavoriamo la parte muscolare. Muscolare. Perfetto, così viene spiegato bene, sì. anche per chi ci ascolta. E la parte molle, mm-hmm. che è vicino... Qua c'è la vescica e cambia proprio la consistenza, è proprio... Sì, effettivamente la vescica la vedi anche, tanto, no? anche vedi? Quando anche. Non stai bene si gonfia, si fa, sì. il... Punfetto. Esatto, qua andiamo a lavorarla. I nostri organi emuntori parlano. Sì, esatto. Qui c'è tutta la parte del malleolo. Sì. Mm-hmm. Questa parte invece del malleolo lavora? È sempre sulla zona genitale. Così. Per cui lavora sulle ovaie, sì. eccetera. Okay. Esatto. Qua c'è lo scarico. Scarichi bene. Mm-hmm. Qua c'è tutto il circolo pelvico. Ok. Le due discipline sono abbastanza differenti, ma è bello unirle. Perché qui, per esempio, in riflessologia abbiamo il circolo pelvico. In Ayurveda invece vado a lavorare la digestione, brava. Lo stomaco. Quindi lavoriamo tutte e due. Ecco. Effettivamente.
nella parte dorsale invece del piede, quindi qua plantare, la parte superiore, quindi dorsale, abbiamo tutta la cassa toracica. Abbiamo il circolo, questo è il circolo venoso, perché siamo a destra. Certo. Quindi è la zona del fegato, di qua troviamo il fegato che abbiamo lavorato prima, di qui troveremo il cuore. Il cuore. Sopra troveremo la circolazione arteriosa. Quindi facendo proprio questa piccola trazione saltano fuori proprio le teste delle dita, le andiamo a lavorare sia sopra a livello osseo, che quindi fa parte della parte della cassa toracica, sì, e appena, sia a livello sotto, muscolare, come dicevamo sì, prima, muscolare, ma anche, e qua c'è la parte venosa, quindi sto anche un pochino più leggera. Certo. Così. E poi lavoriamo bene tutta la cassa toracica. E poi alla fine penso che tutte le discipline, vedo con lo yoga, vedo con altre cose, si abbinano benissimo. Sì, anche perché quando vai a parlare a livello olistico, che viene spesso usata questa parola anche in maniera un po' confusa, però holos vuol dire unione. Unione, alla fine, vuol dire tutto. Vuol dire tutto, io vado a unire delle pratiche che comunque vanno a farmi star bene. Esatto. Adesso invece vai in scorrimento su tutta la parte. Sì, tendina. Volendo guardare, sto lavorando anche i tendini, tutta la parte lombricale che si congiunge al ginocchio. È un lavoro minuzioso. Sì. Penso che si possa fare anche solo un trattamento così, senza arrivare tranquillamente. Chissà dove. Noi abbiamo visto tutta questa parte, nella parte invece dell'esterno del piede abbiamo l'esterno del nostro corpo, quindi se nella parte centrale abbiamo la colonna vertebrale e comunque anche la parte anteriore, quindi la tiroide, tutti gli organi davanti, nella parte laterale troviamo la spalla, la clavicola, il gomito, l'anca, il femore, il ginocchio. E quindi andiamo a lavorare anche questo. Per cui da questa parte stai lavorando l'esterno del corpo. Dalla spalla scendi fino all'anca. Esatto. Per cui tutta questa zona del malleolo fa parte della parte più bassa della gamba. Esatto, la parte proprio qua, del coxofemorale. Per cui abbiamo proprio fatto la metà destra del nostro corpo, solo massaggiando il piede destro. Esatto. Questa è anche una manovra che è molto piacevole di solito. Che scalda. Scalda e va a lavorare ancora tutta la colonna vertebrale. Beh, tanto parte tutto dalla colonna alla fine. Esatto. Il nostro sistema nervoso, il fatto che ci tenga in piedi. Sì, è la nostra struttura. È la nostra struttura. Che ci tiene in piedi e ci fa muovere nel mondo. La nostra spada di Indra, si dice nello yoga. Esatto. E più la teniamo elastica, e più la vita si allunga. Ma diventiamo elastici anche noi, probabilmente anche a livello mentale. Certo. E facciamo anche dall'altra parte. Oltre a lavorare gli organi, qui vai a lavorare anche come antistress, perché alla fine vai a rilassare talmente la persona che lavori anche su quello. E questa è la manovra proprio dell'unione. Unisci davanti e dietro. Sì. Fa anche qua con un pochino per mobilitare un pochino le articolazioni. Si fa anche con il piede tutto intero. Per cui qui adesso invece vai a mobilitare tutto. Sì. Ci sono delle controindicazioni, Erika, a questo trattamento? No, è solamente magari un occhio di riguardo se ci sono delle fratture o delle contusioni, queste cose, però no, controindicazioni non ci sono. Per cui lo può fare chiunque. Lo può fare chiunque, è un trattamento molto delicato in realtà, almeno secondo la Ayurveda. Per cui i bambini lo ricevono tantissimo, non hanno filtri, infatti, per cui è molto efficace. È come il massaggio metamorfico che comunque tu fai sulla zona della colonna, i bambini, piccoli movimenti, per cui effettivamente lo possiamo fare a chiunque, persone anziane, giovani, bambini. Una controindicazione. Diciamo che una delle bellezze anche della riflessologia è anche il fatto che magari non si può trattare la parte se è infiammata. Certo. Quindi è un modo per poter trattare in maniera riflessa, quindi da lontano ma avvicinandoci. Pensando a una donna in gravidanza dove non puoi trattare l'intestino, effettivamente puoi lavorare in questo senso, anche perché lavorare la pancia di una donna in gravidanza è impossibile, allora lo si può fare come riflessologia. Esatto. Ecco,
qua ci sono degli organi riflessi, che però di solito è doloroso. Questo, come il rene? Come il rene. E lasciamo invece Maria nel suo relax. Maria, stai bene. Cosa dice Maria? Feedback di Maria com'è? Ah, sta benissimo. Ecco, magari possiamo anche far vedere un piccolo trattamento sì, sul polpaccio. Ecco, per cui rimetti di nuovo l'olio. Rimetto l'olio. Se ne mette poco o tanto, Erika, perché alcune volte si dice che nel massaggio ayurvedico si torni a casa unti, molto unti. Però l'olio viene usato per curare, sì, tra virgolette. Allora, sul piede non tantissimo, perché sì, altrimenti ti scivola e non si è certo efficace. Sul corpo, io personalmente sono abbastanza abbondante. Anch'io, lo sono sempre stata. Non riesco a usarne poco, ma perché mi piace comunque scorrere, sentire, mi piace nutrire, dare la sensazione certo di nutrimento o di freschezza, da dove certo ci sono gli freschi. Però non mi piace fare attrito certo con la persona. Anche perché deve essere comunque un lavoro dolce. È molto dolce, nel senso che l'Ayurveda proprio prevede la dolcezza, la profondità del trattamento, ma molto dolce, non devo mai fare male. Se no si chiudono i canali, non riesco più a lavorare con lei. Sì, anche perché la persona che sta sotto, se sente dolore, sicuramente non si è chiude. Brava, non è portata, non è presa per questa cosa. Sì, mi piace abbondare. Poi c'è chi ne usa meno, va bene anche così, è proprio una questione abbastanza personale. Non solo, è anche una questione della persona che stiamo trattando, perché c'è chi ama l'olio, chi invece... Però penso che uno che lo faccia per curarsi, almeno io ho visto in India, quando sono andata, in India usano tonnellate di olio. Sì, sì. Addirittura c'è un massaggio che viene usato dai 5 ai 10 litri d'olio quando te lo fanno ed esci che sei come un'anguilla. Non sei più neanche capace di camminare da tanto che sei unto. Però effettivamente usare così tanto olio per loro medicato, perché non è un olio solo messo così, è un olio medicato, serve proprio a ripristinare anche altro. Adesso stai toccando un punto. Sì, qua c'è proprio lo scollamento sulla rima tibiale e qua si va a aprire il canale per far scollere i liquidi. Abbiamo 5 minuti. Ok, i liquidi sotto il polpaccio per andare a drenarli poi tutta la gamba. Per cui noi abbiamo lavorato bene il piede, adesso dreniamo la gamba. Allora, questo, il ginocchio è un punto marma. Proprio tutto il ginocchio. Tutto il ginocchio. Si chiama Janu Marma, quindi abbiamo visto la parte di Talaridharya, questo si chiama Janu, il ginocchio destro governa il fegato, quindi lavorando qui in senso orario andiamo un pochino a stimolare, a svegliare un attimino il fegato, a trattarlo. Certo. Così, sempre in senso orario. Già questo potrebbe essere un trattamento per una persona. Facendolo su tutte e due le gambe, tutti e due i piedi sicuramente. Ecco, noi stiamo cercando di finire questa parte. Ecco. Veniamo, finiamo. Del malleolo e uniamo proprio le dita dietro il polpaccio e lo portiamo sopra il ginocchio. Perfetto. Con questo noi vi salutiamo, vi ringraziamo per averci ascoltato e ci vediamo alla prossima puntata di Yoga Dintorni. Alla prossima, vi aspettiamo.